Ciao a tutti, sono Gioca Bocci e oggi sono qui per dirvi grazie, grazie, grazie. Grazie perché questa iniziativa di cui vi parlo, che si chiama Positiva e sto collaborando insieme all'Ordine degli Architetti dell'Aquila, è nata per aiutare due miei amici che sono Valentino e Roberta, che hanno questa casa famiglia nella mia città, Tolentino, colpita gravemente dal terremoto, e per aiutarli abbiamo trovato insieme a questa associazione questa asta fotografica di beneficenza, in cui ho chiesto aiuto a molti miei amici fotografi, fotografi che ho conosciuto, non so, con le interviste, con le recensioni dei libri o con dei viaggi fotografici, e ho chiesto aiuto a ben 33 fotografi e ben 25 mi hanno risposto, una cosa che mi ha fatto davvero grande, grande piacere. Quindi abbiamo queste opere che sono già arrivate molte, ve le faccio vedere adesso una piccolissima selezione, 4 di numero, ma sono arrivate e stanno arrivando e verranno tutte messe in mostra presso la sede appunto dell'Ordine degli Architetti dell'Aquila, e la sera del 15 dicembre, quindi tra pochissimo, manca poco, verranno messe all'asta, quindi chi vuole potrà comprare e saprà che i soldi che verranno raccolti da quest'asta saranno appunto dedicati per trovare una nuova casa per la famiglia di Valentino e Roberta. E quindi passiamo subito a farvi vedere questa carrellata, di una piccola carrellata delle opere che sono all'asta. Allora, questo è niente po' di meno che un Gianni Beringo Gardin, una opera ovviamente analogica, è bellissimo dietro i suoi timbri che dice vera fotografia non corretta, modificata o inventata al computer. Chi voglia fare polemiche le faccia, ma comunque questa è un'opera di Gianni Beringo Gardin. Questa invece è un'opera di Maurizio Galimberti. Si apprezza, ovviamente lo conoscete tutti come fotografo istantaneo, quindi una foto su pellicola istantanea e messa in questa cornicetta, sarà un'idea che, perdoni Maurizio, ma sai che te la rubo, è messa leggermente in rilievo, cioè è messa su un supporto che lo stacca, ovviamente fornito con la sua cornice. Anche questo è un pezzo davvero unico. Questa foto è enorme, è di Harry Ruggeri, un fotografo che chi apprezza la fotografia rock, cioè ovvero di musica rock, di concerti, fotografia concerti live, sicuramente lo conoscete. E mi ha regalato questa enorme stampa di Vasco Rossi, che poi anche la copertina del suo libro, tra l'altro il libro è fornito in omaggio a chi si aggiudicherà quest'opera all'asta. Allora, eccomi qui, altra stampa davvero enorme, come enorme è la persona che me l'ha regalata, è di Luca Bracali, fotografo, esploratore, regista Rai, quindi davvero un grande in tutti i sensi, che mi ha regalato questa bellissima stampa con delle Star Trail, non so se riuscite a vederle, e anche questa la trovate all'asta insieme a tutte le altre opere. Rieccomi, concludo qui. Positiva quindi è una cosa davvero bella, lo dice la parola, è una cosa positiva. Mi ha permesso di capire che il terremoto è una cosa terribile. Io, essendo tolentino, l'ho vissuto in prima persona e vi assicuro che è una cosa che ti spezza davvero dentro trovarsi in queste condizioni. Però l'affetto è una cosa bella, probabilmente la cosa migliore di questo mio lavoro di fotografo e giornalista. Come sempre vi saluto a tutti, se volete seguirmi iscrivetevi cliccando sul bollino qui in alto, se volete vedere altri miei video, anche diciamo così più leggeri, che magari parlano del mondo dell'audio e di altre sciocchezze, trovate un video qui sotto da cui scegliere. Ciao a tutti e alla prossima!